noi sappiamo quanto sacrificio ci hai messo a mettere su intanto certo. tutto questo lavoro, perché ecco, sembrerebbe banale guardare una, come dire, una raccolta, un libro, un book pieno di foto con una, un pensiero per ogni foto, dice vabbè, che ci vuole, no? Ci vuole, tu ci lavori da quasi due anni di progetti, due anni di foto. Più che due anni sono un anno e mezzo per contattare tutti questi soggetti, a spiegare ad ognuno di loro il progetto, ed avere poi la possibilità di portarla avanti e quindi di condividerla poi con gli altri. La mostra è un evento quasi mondano, non mi appartiene più questa mostra, le foto vi appartengono a voi, tutto quello che mi è appartenuto è quello che è precedente alla mostra. Io ho goduto di questi due anni di lavoro, oggi io la sto dando alla città, la sto dando agli amici, insomma, chi la vuole condividere, per me è un piacere. Sono orgoglioso di aver fatto delle cose per me, oggi li faccio vedere agli altri. Io ritengo che tu sia molto fortunato, perché ho visto che sei stato sponsorizzato alla grande, quindi saranno arrivati i soldi che servivano per fare questa grande opera. Già. I nomi che tu vedi nella locandina, nel manifesto, sono nomi di prestigio, sono nomi patrocinanti, però devo ringraziare qui, se permetti, l'assessore al turismo, perché è stata veramente quella che ci ha finanziato. Non tutta la mostra, quasi la mostra, e allora noi la dobbiamo ringraziare ufficialmente, perché poi tutti gli altri, che io ringrazio ugualmente, perché devo dire ci sono stati dei patrocini esemplari, però sono tutti dei patrocini non onerosi. Quindi la Stancheris dobbiamo ringraziare. Stancheris, sì, certo, spero che arrivi questo messaggio attraverso le nostre reti. Finito questo, che cosa hai intenzione di fare adesso? Intanto, caro Francesco, voglio riposarmi, perché devo dire che due mesi di full time immersion, no? Full immersion, tutto il tempo dedicato a questa mostra, mi hanno succhiato un pochettino le energie. Ora ho bisogno di recuperare un po' di energia mentale per progettare, no, non tanto progettare, continuare dai progetti che già ho e portarli avanti con professionalità e con la giusta dimensione. Allora, chiudiamo questo servizio dicendo magari una frase, insomma, io rispetto, tu rispetta, ma cerchiamo di rispettarci tutti quanti, insomma, inventiamoci qualcosa. L'amore è un sentimento, può essere anche egoistico, però ti appartiene. Il rispetto è invece l'estensione laica dell'amore. Il rispetto lo devi portare, l'amore lo senti, questo per noi nel mondo civile di oggi dobbiamo riconoscere che il rispetto è una forma di vita che ci deve accomunare ed è essenziale. A me, come padrone di casa, tocca ovviamente dare il benvenuto e rappresentare a Francesco, diciamo, l'apprezzamento per qualcosa che è apparentemente un gioco, ma che attraverso il gioco diviene messaggio tremendamente importante. Già nel titolo del catalogo, che appunto si richiama ad una parola sola troppo spesso violata, che è il rispetto dell'altro, il rispetto di se stessi, che troppo spesso è alla base del mancato rispetto degli altri, sia l'eccessivo rispetto di se stessi, sia il basso rispetto di se stessi. In una stagione nella quale troppo spesso si invocano i diritti, ciò spesso fa dimenticare il dovere. Il rispetto comincia laddove evidentemente si trova e si pone il confine tra il diritto dell'individuo, ma anche il suo dovere nei confronti degli altri, nei confronti della società, nei confronti della comunità. Il diritto è assolutamente fondamentale, ma il diritto ha la sua faccia forse più scomoda, che è quella del dovere. E io credo che noi dobbiamo invocare i nostri giusti e sacrosanti diritti allorquando però fino in fondo compiamo il nostro dovere di rispettare i diritti degli altri, perché altrimenti diviene in qualche modo una eccessiva
e pretenziosa rappresentazione di affermazione dell'ego. Occasioni come queste sono utili per svolgere una riflessione comune e per guardare al futuro con l'ottimismo della volontà e con la determinazione dell'impegno. Questo è il senso che, come università che ha contribuito con più facce, abbiamo voluto dare a questa giornata e a questa iniziativa nell'accoglierla presso il Museo dell'Inquisizione, presso il carcere dei penitenziati. Ero, devo dire francamente, molto curioso, soprattutto curioso non tanto dell'esito, perché con le macchine digitali, voi lo sapete, insomma, è fatto e lo vedete. No, ero curioso di capire intanto se mi riconoscevo in questa immagine. La cosa che mi incuriosisce è capire se voi trovate una corrispondenza tra la scritta e l'immagine, gli occhi, perché la foto è soprattutto gli occhi, e in qualche modo vedere se ci azzecca, come direbbe quello che una volta era un politico della Seconda Repubblica, adesso non si capisce che cos'è, oppure non ci azzecca per nulla. La terza cosa per cui francamente ho accettato è stato il garbo di Francesco Seggio. Diciamo un garbo che è già come dire, è una bellissima presentazione di sé, arrivare, annunciarsi con una mail, chiedere scusa, diciamo spiegare che non ti farà perdere tempo, che è una cosa che farà rapidamente, insomma parlandoti, cercando di capirti, ecco, e di farsi dire da te delle cose. Ebbene, già questo stile mi sembrava una cosa per cui valeva la pena, e devo dire è stata un'occasione per acquisire un nuovo amico, e questa è una cosa che è preziosa quanto appunto quello che di più caro ci è. Riappropriarsi del senso delle cose e soprattutto del senso della normalità credo sia oggi un atteggiamento non rivoluzionario ma necessario per continuare ad andare avanti. Ed è questo quello che più mi ha colpito e ho accettato volentieri di partecipare a questo progetto, perché non è soltanto una mostra di fotografie di un grande ritrattista che riesce a raccontare attraverso 100 volti una realtà. Ho visto questi 100 volti e c'era un elemento comune, oltre che le frasi fondamentali, che poi sono il soggetto principale di tutta quanta la rassegna. Ho trovato un fondo di malinconia comune in tutti i volti, che probabilmente, inconsciamente, non consapevolmente, racconta i problemi di questa città. Ho trovato malinconia. Ora, io credo che la malinconia sia un sentimento contrario alla gioia. E continuando la riflessione, perché siamo così malinconici? Perché abbiamo perso di vista gli elementi base della nostra esistenza. Poiché vivo a Palermo, questa è una città la cui cultura dell'intolleranza ci rende la vita difficilissima. Quando prendiamo la macchina, quando attraversiamo, aspettiamo il semaforo, quando facciamo la fila, anzi quando non la facciamo, ci sono tutta una serie di elementi che appartengono a quello stato di insoddisfazione che ognuno di noi esprime
e che evidentemente fanno parte del problema identificato da Francesco Seggio. L'altro giorno, parlando con lo scrittore Stefano Vilardo, mi diceva che aveva fatto vedere il suo ritratto a Ferdinando Scian, un famoso fotografo, che di fronte a questa fotografia ha detto: ma santa pazienza, questo è un grande maestro. Volevo dirlo a Francesco Seggio, anche perché non è soltanto Scian che è convinto di questo, lo sono io e lo saranno quasi certamente tutti quelli che vedranno questa mostra. What?